Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un'altra puntata, ebbene sì, un'altra puntata del decluttering. Sapete benissimo che ho una marea di prodotti make-up e piano piano sto cercando di fare il decluttering di tutte le cose che ho nella mia postazione e nella mia collezione make-up. Oggi vi faccio vedere la seconda parte per quanto riguarda le tinte labbra, perché ho dovuto fare la seconda parte. Erano troppe, erano tante. Vi lascio il video, godetevelo, prendete qualcosa da mangiare, da bere. Io vi aspetto qui, bella comoda seduta, e voi godetevi bene il mio video. Dopo, ciao! Continuiamo. Allora, Nabla. My Ruler, non mi ricordo se è un lip gloss questo. No, è una tinta bella, mi piace. Bella, mi piace. Ma quanto è bella. Ever, quindi è il 9006. Credo che sia il 06. Mi piace tantissimo questa tinta labbra. È molto rosa. Poi ovviamente le confronterò con alcune e se sono simili le tolgo. Poi abbiamo Nabla Unspoken, è leggermente scuro, no, sinceramente non mi piace. Ah, ce n'è un altro di Colourpop, vabbè, questo mi piace, è molly. Mi è capitato di indossarlo con una matita leggermente più scura perché è un malva abbastanza chiaro, per me sono tutti malva e mi sta molto bene. Poi Nabla ancora, Grande Amore, questo sì mi piace perché l'ho utilizzato. Ed è questo colore qua. Poi, in caso poi troverò un'altra posizione perché forse questa mi viene un po' più ingombrante come cosa. Questo è Fetish Move, il mio preferito di Nabla. Fetish Move è il mio preferito, chissà perché. Chissà perché. Poi abbiamo una di Elle Splash, questa mi piace come tinta labbra. Le altre sorelline, sinceramente, non sono un granché. Questa scura mi piace, devo confrontarla con quella di. Che poi è un blu questo. No, di questo non ne ho simili perché è un blu, non so se si vede, ma è un blu. Questa la tengo. Poi abbiamo queste tre dove c'è il rosso che devo confrontare con gli altri perché di rosso io non utilizzo. Guardate lo scovolino. Questo è il rosso, ma non mi piace molto. Questo rosso lo tolgo. C'ho anche quello di Sephora. Poi abbiamo lo 02, vediamo com'è lo 02. Sì, questo sì mi piace. Anche questo si è storto il pennellino, ma il colore scrive benissimo, vedete qua. Quindi questo lo tengo. E questo è lo 03, che è più nocciola. Come vi ho detto, io li prendo sia a nocciola sia più rosati, perché mi stanno bene tutti e due, perlomeno. Credo di stare bene con questi. Poi abbiamo Melrose. Questi li ho utilizzati tanto. Quando sono usciti, bellissimo, uno più bello dell'altro. Poi abbiamo Zen, questo è un colore chiaro e dovete abbinare veramente una matita molto scura per fare quel degradé che a me piace, questo qua. Mi metto così, così riuscite a vedere. La prossima volta cerco di mettermi meglio. Poi ci abbiamo questo colore qua. Molto bello, va sul grigio ed è Anarchy, molto bello come colore. E per ultimo abbiamo Noblesse Oblige, Noblesse Oblige, una cosa del genere si chiama. Bello, 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 mi piace, questo mi piace. E poi arriviamo a quelli di Kylie, che non mi ricordo se erano quelli imitazioni o altro, ma il colore mi piace. Cioè, mi piaceva. Ora sono insicura, quindi lo metterò nei forse. Quindi lo metterò nei forse. Adesso vado a cambiare la cesta e vado a prendere l'altra. Ci vediamo dopo. Continuiamo, continuiamo.
Allora, forse il mio preferito di Kylie è questo. Scusate se ho trovato un po' di polvere, ma l'ho lasciato fuori dalle cassettiere, quindi dovevo fare il video. Sì, questo è quello che mi piace di più, l'altro infatti forse lo tolgo. Questo è quello che mi piace. Vi stavo dicendo, ho tolto le cose, quindi no. Questo è un prodotto per le sopracciglia. Guardatela. Questo lo butto. Allora, per quanto riguarda le liquid suede, io ho cercato di tenerle per utilizzarle, ma sinceramente, vabbè, qui un po' il prodotto si è fatto, lo devo shakerare un pochettino, vediamo. Queste mi servivano sinceramente per fare dei video se mi serve qualche cosa. Infatti questi li avevo messi, aspettate che mi tolgo lo swatch, li avevo messi a parte. Perché mi servivano solo se dovevo fare determinate cose, però non l'ho mai utilizzata. Adesso questi li metto da parte, tutti quelli che trovo, li swatcherò. Questo è un lip oil, non c'entra niente. Li swatcherò e vedrò se tenerli o meno. Qui ce ne sono alcune, poi in caso vedrò gli altri. Li metto da parte per vedere se poi li posso utilizzare. Allora, quello di Mulac, questo è il 24. Questi, se non mi sbaglio, sono quelli che non si asciugano, se non sbaglio. Questo è il colore, è un marroncino. Vediamo se ne ho altri di questo. Qui che ce lo sparsi, perché ho notato che, come stavo facendo il video poco fa, non mi viene bene. Cioè, si vedevano malissimo. Questo proprio non, no, questo non mi piace. Questo no, e questo invece lo tengo. Poi, per quanto riguarda la In Crime, ve l'ho detto poco fa, a me piacciono tantissimo. Questo Salem, devo vedere com'è. E devo vedere soprattutto se ho un marrone così, se non mi sbaglio, di MAC. Questo lo metterò nei forse. Poi, un'altra suede. Poi abbiamo questo di Wet n Wild, ed è un rosso ed è molto bello come rosso, però è un rosso troppo troppo caldo, quindi lo regalo. Qui abbiamo un altro rosso che è quello di Bottega Verde, vediamo com'è. Questo ha un bel po', che ce l'ho. Sì, questo mi piace di più. Sembrano uguali, ma no, non sono uguali, vedete? La differenza. Questo mi piace molto di più di questo qua, anche se questo sembrerebbe a base blu, questa no, però posso dire che questo l'ho utilizzato e mi piaceva. Vediamo se ce ne sono un altro rosso, così vediamo, confrontiamo. Questi sono quelli di Wycon, e di Wycon ne ho tantissime. Ecco, questo è il colore che a me piace, vedete, questo rosso. Questo rosso così mi piace tantissimo. Poi questo non è un rosso, ma lo proviamo. Questo no, questo è nei rossetti. Poi c'è un altro rosso, che è quello sempre di Bottega Verde. Vediamo questo com'è. Confrontiamo, confrontiamo. Sì, questo è quello che mi piace di più, forse. Di questo qua. Forse sì. Devo provarlo sulle labbra, quindi questo lo metterò nei forse. Poi abbiamo detto Maybelline, li tengo. Una tinta di Make Up Delight. Ce n'era una che mi piaceva. Ecco, io questo non credo di utilizzarlo, non mi piace più come colore su di me. I Melted sono favolosi. Oh mio Dio. Questo è più un rossetto, devo metterli nel reparto dei rossetti che tinte labbra. Questo era un lip gloss. Poi abbiamo questo di Jouer. Ho sbagliato la colorazione, sinceramente. E wow, quanto scrive! No, non scrive più, quindi si può anche buttare. Questo è un lip gloss, la mia dea. Essence. Allora, quelle di Essence ce ne sono due. In questa confezione sì, ce ne sono due. Ed è un marroncino e un lo sapevo, un rosa. Questo
Quindi questo è lo 04. Vediamo com'è. E a me piace. Mannaggia. Anche se è un po' chiaro, ma con una matita scura mi piace tantissimo. E poi abbiamo lo 05, che è questo, che è un po' più rosa. Però di questo ne ho altri, quindi lo regalo. Poi, Dijoux ho anche questo, vediamo questo com'è. Questo l'ho utilizzato, a differenza dell'altro. Niente, è secco, cioè non si può mettere, quindi va buttato. Un altro di Bottega Verde. Questo che colore è? Ah, è una specie di fucsia. Devo vedere come mi sta sulle labbra, perché se lo vedo troppo particolare non lo tengo. Lo metto di lato. Da lato, lo metto da lato. Lo metto di lato. BH Cosmetics mi piace tantissimo, l'ho già utilizzato altre volte. Bellissimo, è un nocciola chiaro. Poi, questo che cos'è? Sempre BH Cosmetics, mi piace anche questo. L'ho utilizzato ed è un viola che mi piace. Devo controllare perché adesso metterò i viola tutti da una parte. Prima li mettevo in base alla tipologia, tipo che so, quelli tutti di MAC, quelli tutti di Wycon, però devo vedere tipo i vari colori per capire quale mi sta meglio e quale no. Quindi metterò tutti i viola, tutti i rossi, tutti i fucsia, tutti assieme per confrontarli. Poi questo è una tinta labbra della Sleek, è un rosellino molto molto chiaro e questi io li utilizzavo miscelandoli assieme, infatti questi li metterò da parte per fare quello che vi ho detto poco fa. Poi Mulac, questo è Invictus, vediamo vicino a questo viola, guardate, questo è un viola bellissimo e all'interno potete mettere questo. Vedete, io faccio questi combi nel cervello, però poi nell'indossare ho più difficoltà. Questo l'ho indossato, gli ho messo anche glitter, è quello di Wycon. Di Wycon vi ho detto ne ho tantissimi. Guardate, molto molto bello, poi gli ho messo il glitter, però adesso non lo uso più. Questa si sta riempendo. Poi, Dose of Colors, ne ho tre ed è Stone. La cosa che non mi piace è che c'era lo scotch. E quando mettono lo scotch diventano una porcheria. Sì, questo mi piace, guardate Stone. Molto bello. Poi abbiamo Bury Me. Questi li ho presi da Beauty Bay, se non mi sbaglio. Ed è questo. Però lo vedo secco. Questo lo vedo secco. Questo lo tolgo. E poi abbiamo Merlot, una cosa del genere. Bellissimo. Devo vedere anche questo come mi sta sulle labbra. Mi sa che i rossi e i fucsia li devo provare tutti. Poi ho questa tipologia di NYX Sleep Tease, questi qua, e rimangono un pochettino lucidi. Infatti io li ho utilizzati come tipo lip gloss. Infatti questi io li tengo proprio come lip gloss. Infatti qua non c'entrano. Li devo mettere tutti da una parte. Poi un altro di Wycon è questo Velvet Lips. Molto bello anche questo come colore. Vedete che pienezza. Cioè quando i colori sono così pieni è un peccato toglierli. Anche se sono edizioni limitate che non ci sono più. Ma è un peccato toglierli. Line Crime, questo è Wicked. Non mi ricordo se mi piaceva questo qui. No, è un rosso che non mi piace più. Vedete il fatto che esce dai bordi? Io lo devo verificare sulle labbra. Infatti devo mettermi a controllare tutto. Perché se mi esce così dalle labbra non lo tengo. Un altro di Wet n Wild è questo? Non mi ricordo. Sì, Wet n Wild. Questo colore. E lo vedo un po' secco. No, non mi piace. Questo lo butto. E poi questo, vabbè, questo lo tengo, se non mi sbaglio è buono, infatti. Questo lo tengo.
ma non ce l'ho. Poi un altro di Mulac è Vanguard, questo anche l'ho utilizzato tantissimo. Guardate qua che pienezza di colore, molto molto bello. Poi io un altro di Wycon, questa è un'edizione limitata dei Simpson. Tenevo la scatola, ma adesso devo togliere tutte le scatole. Ed è questo colore qua, che adoro. Poi Smashbox, questo che io sinceramente lo utilizzerei di più per gli occhi, ma è per le labbra. Infatti non scrive più, quindi si può anche buttare. Questo lo tenevo, l'ho utilizzato soltanto per fare delle foto. Non mi ricordo se mi è arrivato in una box, l'ho lasciato nella scatola e si è rovinato. Vedete? Questo lo terrò solo ad esposizione. Andiamo a Wycon, li metto qua dentro, vediamo se viene bene. Questo è un bellissimo rosso, dovrebbe essere, no, è il 20. Devo confrontarli con gli altri. Poi abbiamo questo che è l'11, che è il 11, 11, molto bello. È un fucsia scuro. Poi abbiamo lo 04, che è quello forse più utilizzato di tutti. Immaginate perché. È un mauve. Poi abbiamo il 25, di questi ne ho tantissimi. Ed è questo colore. Di questo non lo so, lo metterò nei forse. Questo perché lo vedo troppo chiaro, troppo rosa. Poi ho lo 03, questo l'ho messo, li mettevo anche al mercato. Questo devo confrontarlo se con la mia pigmentazione delle labbra di adesso mi sta bene, quindi lo metto di lato. Poi abbiamo il 13, questi erano scontati quando li ho presi. Il 13 no, è scuro, non mi piace. Lo regalo. Questo mi sa troppo fucsia, quindi è il 12. Vediamo com'è. Sì, no, non mi piace. Poi andiamo con questo che è lo 02. Ed è questo, è sempre un rosellino. Questo devo vedere se mi piace sulle labbra oppure no. Vado a togliere queste e continuiamo. Continuiamo. Allora, vedo qui Sephora, quindi sapete tutti che io lo tengo, però devo vedere questa colorazione se mi piace. Allora, devo dire che è un fucsia abbastanza particolare. E lo confronterò con gli altri perché, come vi ho detto precedentemente, alcuni colori non so se mi stanno bene. Questo è quello della L'Oreal. Mi scuso se sono pieni di polvere, però lo ripeto non so se l'avevo detto anche prima. Li avevo messi qui di fuori, quindi si sono presi un pochettino di polvere. Questo è un bellissimo colore, un amaranto. Molto molto bello, non so se ne ho altri simili, però di L'Oreal credo di averne solo uno di questo qua, quindi lo metto di lato. Poi Mulac, questo è Just Like a Drop. Quelle di Mulac mi piacciono tantissimo, a differenza di altre persone che ne parlano non bene. A me piacciono tanto, piacciono proprio anche questi colori che sono sul marroncino ma che hanno del malva all'interno. Poi abbiamo il numero 17, Asylum. Ovviamente questi li dovete prima agitare e poi utilizzare. Questo è molto simile al precedente, sì, si nota, solo questo ha un po' di malva e questo è un po' più marroncino. Per adesso lo tengo, poi se vedo che sulle labbra hanno la stessa pigmentazione, nel senso lo stesso colore, lo tolgo.
questo marroncino. Line Crime, vi ho detto che sono tutti i miei preferiti, anche questo che è Buffy, vedete? Bellissimo, questo con una matita un po' più scura, la fine del mondo. Poi abbiamo Makeup Delight, lo 04, questo era il mio preferito. Vediamo se lo è tuttora. Sì, vedete, è malva. Ormai sono scontata per quanto riguarda i colori. Questo mi piaceva tantissimo e l'ho utilizzato tantissimo. Questo però è nel reparto dei rossetti, quindi lo mettiamo di lato, non ne parliamo ancora. Questo l'ho utilizzato, mi è piaciuto tanto. Credetemi, è un bellissimo rossetto. Ed è un po' più rosa a confronto di questo, sinceramente, quindi tengo questo. Vediamo questo qui che è di Mua. Questo l'avevo comprato un bel po' di tempo fa. Vediamo se ha lo stesso colore. No, è troppo più rosa. È troppo più rosa, bello l'italiano mio. Sì, no, questo non credo di tenerlo. Poi Velvet di Mulac Hot Stuff, questo mi ricordo che mi piaceva. Sì, è un viola che mi piace. Vedete, devo fare la comparazione con le altre viola, però comunque questo viola mi piace. Un rosso di Wycon, vediamo un po'. E questo è un rosso che mi piace, quindi lo tengo. Poi andiamo avanti, Wet n Wild, questo mi piaceva pure, è un po' secco però scrive ancora, è in mousse, quindi lo tengo e lo metto, poi farò una cernita di alcuni rossetti che vedo che sono un po', che tra un po' andranno a male, quindi li metto in una cesta e li utilizzo più frequentemente. Wycon, questi sono i lumi matte e sinceramente questi qua non è che mi sono piaciuti come stesura, infatti questi li dovrò mettere nei forse perché il colore è bello, ce ne ho altri di questi, però come stesura sulle labbra navigavano, perlomeno per quello che mi ricordo io. Lo devo riprovare e vedere se ne vale ancora la pena oppure no. Come vi ho detto, questi qui, gli Slip Tease di NYX, per me sono dei lip gloss, quindi li metto da parte, ce ne dovrebbero essere altri. Questi invece di NYX, come vi ho detto, li metterò da parte perché li voglio controllare in caso li regalo. Poi qui abbiamo un Diamond Crush, no, questi sono sempre dei lip gloss, quindi no. Poi cosa abbiamo? Questo qui di Deborah. Mamma mia, c'è la polvere dappertutto. Questo di Deborah ed è questo colore che a me piace tantissimo, però devo essere sincera, non lo cerco, non lo cerco proprio, forse ho le mie abitudini e prendo sempre le stesse cose. Jouer, vediamo questo com'è, sempre secco, mannaggia, questo l'avevo già utilizzato altre volte, solo che non faccio i video, quindi alcune cose, vedete, sono proprio secchi, 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 è inutile, buttiamo. Continuiamo. Per quanto riguarda le tinte, queste qui, che ne dovrei avere altre, queste le metto di lato, voglio provarle a utilizzare di nuovo come facevo prima. Se non mi piacciono, li regalo, ma li tengo da parte perché mi piacevano tantissimo. Line Crime Pink Velvet, già dal colore mi sa che non lo tengo. Perché è un fucsia che adesso non metto più. Questa si sta riempendo. MAC, ho un amore spassionato per MAC e infatti qualsiasi cosa riguarda MAC io la tengo assolutamente. Infatti li tolgo. Se ne vedo altre li tolgo. MAC, poi vi farò in caso di un video tutto per quanto riguarda MAC. Questi sono bellissimi. E poi tengo anche, così li tolgo, quelli di Clio perché sono gli ultimi arrivati. Questo è sempre MAC.
Io ve li tolgo così, se volete anche un video ve lo faccio apposta. Però sinceramente sono gli ultimi che ho preso e quindi me li tengo molto volentieri. Mac. Nel frattempo ve li faccio vedere così. Cioè, bellissime. Mac proprio. E quelli di Clio. Queste. Anche se non mi stanno bene sulle labbra, ma quelli li tengo perché oltre che una collezione sono stati anche dei regali. Continuiamo con quello di Essence, questo è nella colorazione 9. Vediamo qual è il colore. Sì, certo, nelle cose di sopra. Cioè, vabbè. No, mi piace questo colore. Ok, questo è un altro slip tease, quindi come lip gloss. Poi andiamo su questo, no, questo qui di Kiko sono gli ultimi pure che ho preso, ce ne dovrebbe essere un altro, se non sbaglio sono tre, comunque poi li troverò. Poi Sephora 38, questo se non mi sbaglio mi piaceva, sì, sono i colori che mi piacciono. Poi, questi di LA Splash, alcuni sono proprio belli ma particolari. Guardate, è stupendo. Poi sulle labbra, bellissimo, da tenere veramente. Poi, un altro di Deborah, che è questo, è lo 01. Ora non mi ricordo se era questo o quello che avevo già dato. Se non mi sbaglio, uno di Deborah l'ho già dato. Sì, qua, questo qua. Non so se preferire questo o lo 04, perché uno magari lo tengo proprio per capire. Non lo so, uno dei due. Che dite? Perché non vorrei avere tanti nude, però quello che mi stiga di più è il nude, che è quello. Quindi scegliamo il nude. Questo di Melted ne ha viste di cose. Cioè, vabbè. Questo mi piace tantissimo, molto molto bello. È un po' rovinato, quindi lo metterò nelle cose da utilizzare al più presto. Questo mi piace tantissimo, l'ho già utilizzato altre volte. Basta mettere una matita un po' più particolare, è un color zucca, bello. L'altro Melted rosso, questo è sempre il rossetto, ve lo faccio vedere che poi lo vediamo nel reparto dei rossetti. Poi questo della Coast mi piaceva tantissimo quando lo utilizzavo. Mi piaceva veramente tanto tanto tanto. Ora non lo so. Lo metterò nei forse. Troppe cose forse ho messo nei forse. Allora, numero 10 fucsia. Questo mi sa troppo acceso. Vediamo. Sì. Troppo acceso, che dite? No. Poi Deborah, i Velvet Fluid, ed è questo colore qua, simile a questo. No, non mi convince molto. Poi un altro di MAC, un altro di MAC, un altro di MAC, un altro di MAC. Questo lo mettiamo di lato sempre. Poi, Makeup Delight, questa è la colorazione 08. Vediamo, mamma mia, guardate com'è diventato. Vediamo se scrive. Sì, va bene, lo metterò nei prodotti da utilizzare subito, così poi in caso lo cestino. Tengo quello di Makeup Delight anche perché lei è siciliana e quindi. Per orgoglio siciliano lo tengo. Poi questa di LA Splash e questa qua. Sinceramente, non so se tenerla. La posso tenere soltanto da esposizione perché mi piace tantissimo il pack e la metto assieme all'altra, ma non mi piace. Questa di norma la cestino. Ricordatevi che è la cestino. Allora, Astra, abbiamo 1, 2, 3 e 4. 4 di Astra. Vediamo le colorazioni. Questa è la 02. Ve li faccio qui.
attimo, vediamo se mi viene. Ma questa mi piace troppo. Questa è la 02, bellissima. Molto molto bella. Poi abbiamo la 12, bellissimo, un nude molto molto bello come nude. Ovviamente quelli la tengo. La 06, non mi ricordo se questa era quella più rosata, ed è questa. Di questa la metterò qua, però la voglio confrontare con un'altra. E poi la 13. Queste sono quelle più tra virgolette famose, mi sono state anche consigliate dalle Makeup Angels, quindi hanno anche un ricordo, diciamo, più particolare. Comunque li metto qua in caso che vado a pulirmi e riempio di nuovo la cesta. Continuo questi perché gli altri sono quasi tutti del LA Splash e devo fare un decluttering pazzesco in quelli perché sono quasi più vecchi che io posseggo. Quindi, Bottega Verde, questo mi piace, l'avevo utilizzato un bel po' di volte, questo lo metterò poi nei prodotti da utilizzare e finire. Wet n Wild, non mi ricordo se questo durava o meno. Quindi questo mi assomiglia più a un lip gloss, quindi lo metto nei reparti dei lip gloss. Poi Line Crime, aspettate che li miscelo. Questo è un colore che non posseggo e quindi lo tengo. Poi sempre Line Crime, questo mi piace e quindi lo tengo. Questo è Betit. Allora, continuiamo. Andiamo con le Velvet Ink. Questo è Old School. Vediamo che rosso è. Credo sì, no. Così forse credo di non averlo. Quindi lo tengo. Poi abbiamo questo qui di lo 08 Sembria di Wycon. Questo qui è il numero 26, sempre di Wycon, ed è un colore che utilizzo molto volentieri. Poi Line Crime, questo è Wisteria ed è bellissimo, con una matita ovviamente più scura, ma è un colore particolare. I colori particolari li tengo perché mi possono servire. Poi ancora Wycon, questo è il 21, credo che sia troppo rosa, sinceramente, sì, infatti, lo cestino, ho svuotato, l'ho messo già da un'altra parte perché erano troppo. Poi il 16 Fetish di Mulac, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, adoro. Lo 02 Vanguard, sempre di Mulac, bellissimo, utilizzato, piace tanto. Schiena, questo è il mascara. Qua ci sono degli eyeliner, vediamo gli eyeliner, questi sono eyeliner. Allora, un altro di Wycon, grigio, non so se ne ho grigi, anche se non è molto scrivente sinceramente, lo tengo per confrontarle con gli altri se ho altri grigi, perché mi serve se devo fare qualche cosa. Poi, per quanto riguarda, se non sbaglio, ah no, c'è un eyeliner, cose sparse. Allora, per quanto riguarda le Splash, ho un piccolo problema perché io adoro quelli in edizione limitata e li tenevo. Aspettate che prendo una salviettina perché io con questa polvere non ce la posso fare. Purtroppo c'è tutto aperto lo devo lasciare forzatamente. Allora, quello di Horror io li metto, questi sono eyeliner. Quelli di Horror io, guardate, no, si sono appiccicati. Questo è un altro eyeliner. Allora, mamma mia, li devo pulire di nuovo. Quelli di Horror, questo è un altro eyeliner.
piacciono tutti. Devo confrontare se, ad esempio, qui c'è un grigio. Aspettate, c'è un grigio. Se è più pigmentato, lascio questo. Sì, no, 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 questo sì. E questo no, vedete? Poi ho altri colori, questo è tipo identico all'ombretto blu brown di MAC. Questo, bellissimo. Questi sono molto pigmentati e scriventi, in caso ne farò un video a parte. E sono di una serie di... e quindi li lascio, li pulisco e li lascio. Questi li devo mettere a parte perché li devo pulire. Qua li devo pulire. Andiamo a questi. Allora, c'è un altro di Colourpop e andiamo a vedere il colore. No, è troppo fucsia, quindi lo regalo. E poi con questi, perché li devo di nuovo pulire, perché questi erano quelli con tutto lo scotch. Io ho dovuto togliere lo scotch ovviamente per aprirli, e sinceramente è una rottura perché sono tutti sporchi. Allora, questo è leggermente secco e quindi questo lo butto. Poi c'è un altro rosso che è il pin. Questi li ho utilizzati tantissimo quando sono usciti. Tanti, cioè guardate come li ho utilizzati, non so se guardate come li ho utilizzati. Poi ovviamente ne ho presi altri, quindi questo sembra identico. E quindi questi li butto. Non li regalo perché hanno un bel po' di anni questi. Quelli che ho tolto non ce l'hanno così tanti. Kent Haven, questo. Vediamo che colore è. Ma l'ho preso tutti uguali, cioè non lo so. Questo lo posso. Non so se tenerli questo, nel senso per regalarlo. Un altro Love Stack. Ma oggi mi sono tutte cose. Questo mi piaceva, mi ricordo. Sì, infatti. Questo mi piace. Questo non lo tengo. Lo utilizzo e in caso poi lo cestino. Poi l'Splash Go Lish, mamma mia. Che bei tempi, Go Lish. Guardate, si è tolto tutto. Perché è tutto secco. Guardate. Persino questo si è tolto. Quanto l'ho utilizzato, non lo so se si vede. Quanto l'ho utilizzato, mamma mia. Allora, già questo colore non mi piace, quindi sicuramente lo cestino. Questo qua. Di scrivere scrive bene, infatti questo lo regalo. Cioè, io li metto qua per regalarli. Se qualcuno non li vuole, io poi li butto, perché non è che me li riprendo nella postazione, assolutamente no. Abbiamo quest'altro viola, questo devo confrontarlo se ce n'è uno simile. Credo di sì però, devo guardarlo. Poi abbiamo Rose Garden. Questi video sono un'eternità, questo sì mi piace. L'ho già utilizzato altre volte, però è forse troppo rosa, sapete? Lo metterò nei fossi anche questo, perché mi sono messo che è troppo rosa. Questo mi sa che si è separato tutto. Sì, stacco. Poi abbiamo Venus, anche questo ho utilizzato tanto. Meno male che alcuni sono riuscita a utilizzarlo. Troppo rosso. Ah, vabbè, si è letteralmente rotto. Ok. Poi questo, no, mi sa che è troppo scuro. Cioè, io non lo so, ma forse li utilizzavo quando era il periodo di fare video di collaborazione, se non mi sbaglio. Poi abbiamo Ogbo Lish, questo anche, mamma mia che ricordi ragazzi. Ce l'avevano le americane e noi impazzivamo per prendere questo. Bellissimo, questo me lo tengo. Poi abbiamo questo che è Latte Confession, che ricordo. Bello pure, mi piaceva. Mi piaceva pure, bello. Questo credo che sia troppo fucsia. Mamma mia, tutto rovinato. Ok. Meno male che ad
all'inizio li utilizzavo tantissimo. Guardate questo. Cioè, io ho indossato questo rossetto. È strano. Cioè, guardate, si è anche tolto. Cioè, io ho utilizzato questo rossetto. Ma voi ve lo ricordate? Io non lo so. Mi sembra troppo strano. Questo è un marrone. Vedi, no, un marrone che lo utilizzo. No, non è un marrone, sì. Sembra un vinaccio. Sembra buono. Lo regalo. Questo, guardate questo quando è stato utilizzato. Che vergogna. Mi poteva anche finire, però. Mannaggia. Vedete, mi dispiace questo che non. Questo credo di finirlo. Sapete? Non lo so. Che faccio? Questo colore. Non ho altri colori. Scusate, non si è visto. Questo colore è tipo una specie di viola. Questo lo tengo e li metto nelle cose da finire subito. Poi abbiamo quest'altro colore. È un'orchidea, però io non lo utilizzo. E poi questo è l'ultimo. Credo di aver finito con le candelabra. Spero che non ne escano altre. No, anche questo no, non mi piace. Allora, per finire abbiamo questi che sono da regalare e questi che sono da cestinare. Direi che ho fatto un bel lavoro. Quindi questi li metterò per regalarli. Quelli, questi sigillati li regalerò a persone ovviamente che non conosco. Li metterò in dei premi che faccio. Invece, le cose che sono già utilizzate li regalerò a familiari, eccetera. Questi invece li andrò a buttare. Allora ragazze, questo è il video del decluttering per quanto riguarda le labbra. Io ho lasciato la tinta labbra di Jeffree Star Scorpio, è quella che indosso. Ho tolto il cappuccio proprio per utilizzarla, ma non so se riuscite a vederlo, è tutta che gocciola, non ha la coprenza, diciamo, delle tinte labbra, che è quella che mi vedete. E quindi decido di buttarla direttamente perché non posso regalarla a nessuno. Niente, questo è per farvi il riassunto che anche se metto qualcosa di lato, visto che sto facendo l'intro e la fine in un altro giorno, ho cercato di testare la tinta labbra, ma niente, è soltanto tipo una specie di lucido sulle labbra e basta, quindi preferisco proprio una tinta labbra vera. Quindi ditemi cosa ne pensate giù nei commenti, vi raccomando andate a controllare il mio Vinted perché lì troverete di tutto e di più. Se sentite l'asciugatrice, quindi le palle che girano, girano anche a me ogni tanto e quindi ve li lascio sentire. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!